volte gli esseri umani trovano modi curiosi di mettersi in contatto con le persone. Possono usare una tavola Ouija, oppure venire a trovarci nei sogni, o qualche volta parlano per mezzo di altre persone. Ognuno di loro ha le sue preferenze e il suo modo di fare che li contraddistingue. L'entità che contattò Jack gli parlò attraverso il computer, o potremmo dire che la comunicazione avvenne tramite messaggi testuali. La prima volta che accadde, Jack era seduto al suo PC a giocare il solitario. Una lucina rossa intermittente indicò che la sua connessione internet era caduta di nuovo. Era un'evenienza che ormai si presentava almeno una volta a settimana e Jack iniziava a abituarsi a questo servizio incostante. Mentre muoveva le carte, lo schermo si fece nero ed apparve un testo rosso. «Ciao Jack, ho bisogno di un tuo favore. Sei una persona molto speciale e so che mi aiuterai. Non è una cosa che possa chiedere a chiunque. Ho davvero bisogno di una mano da te». Jack rimase fermo per un secondo. Il segnale lampeggiante del router era ancora rosso. «È uno scherzo?» non poté fare a meno di pensare. Alcuni istanti dopo il messaggio continuò. «Sì, Jack. So che è strano per te, ma non voglio che ti preoccupi. È solo un favore facile e veloce quello che ti chiedo. Farò in modo che tu sia ricompensato». Allora, quasi nel panico, Jack si alzò per staccare il cavo internet direttamente dal muro. «Sono ancora qui, Jack. Non voglio sprecare altro del tuo tempo, quindi andrò dritto al sodo. Domani, quando andrai al lavoro, ho bisogno che sposti la grossa pianta in vaso che si trova accanto all'ascensore del piano terra. Tutto ciò che devi fare è di spostarla 5 cm in avanti. Se lo farai alle 8:17 del mattino, non ci sarà nessuno a vederti». Jack rimase seduto, rifiutando di rispondere, mentre ancora cercava di capire cosa stesse accadendo. Il messaggio continuò. «Guarda, Jack, te lo sto chiedendo perché so che lo farai. Non mi deluderai. Sei speciale. Ne parliamo domani». Jack strappò via il cavo alimentatore del PC dal muro e il computer si spense all'istante. «È successo sul serio», pensò. Ancora tremante, si fece una doccia calda e si preparò per andare a dormire, convincendosi di aver avuto una terribile allucinazione o di essere vittima di uno scherzo molto elaborato. Ma chi avrebbe potuto fargli uno scherzo del genere? Non che avesse molti amici, tantomeno nemici. Il mattino dopo si svegliò sentendosi riposato. Doveva essere al lavoro per le 8:30 e Jack non faceva mai ritardo. Si fermò nel parcheggio alle 8:10. Normalmente sarebbe direttamente entrato, ma il messaggio gli aveva detto di spostare la pianta alle 8:17. Lo avrebbe fatto davvero? Durante la notte, la paura di Jack si era trasformata in una curiosità. Ammettiamo che avesse spostato la pianta. Non avrebbe fatto niente di male o illegale, giusto? Nella mente di Jack, il corso degli eventi più ragionevole era che muovesse quella pianta. Lo avrebbe fatto, non sarebbe successo nulla. E a quel punto avrebbe potuto buttarsi alle spalle quella faccenda assurda. Un minuto prima dello scocco delle 8:17, Jack lasciò la sua auto e si diresse verso l'edificio. Entrò nell'ora esatta in cui era previsto che lo facesse. Il messaggio era corretto, non c'era nessuno nei paraggi. «Strano», pensò Jack. Generalmente l'edificio era brulicante di persone a quell'ora del mattino, ma quella temporanea calma era stata accuratamente prevista. «Bene, vediamo che succede», borbottò Jack fra sé e sé. Si avvicinò alla larga pianta in vaso, saldamente piazzata tra i due ascensori dell'ingresso del palazzo di 10 piani. La pianta sembrava essere finta, una decorazione davanti alla quale la gente passava senza notarla davvero. Era più pesante di quel che Jack pensasse. Usò un po' la forza e la spostò di 5 centimetri, per quel che poteva stimare. Fece un passo indietro e guardò la pianta, poi si guardò attorno nell'atrio. Alcune persone stavano arrivandogli da dietro e il posto si stava ripopolando.
Nessuno sembrò prestare attenzione al fatto che la pianta era stata leggermente riposizionata. Niente sembrava fuori posto. Ehi tu, sì, sto parlando con te. Lo sai che puoi diventare supporter del podcast? Avrai accesso a contenuti esclusivi e potrai ascoltare in anteprima e senza interruzioni pubblicitarie molti racconti. Cosa aspetti? Clicca nel link in descrizione e supporta il podcast. I supporter hanno sempre dei vantaggi in più. Jack non salì subito in ascensore e aspettò. Aspettò che succedesse qualcosa, ma non accadde nulla. Finalmente Jack entrò nell'ascensore e arrivò al suo cubicolo nel settimo piano, puntuale come sempre. Se aveste chiesto ai colleghi di Jack di descriverlo, avreste sentito dire parole come gentile, calmo, rispettoso, competente. E mentre quelle parole erano tutte corrette, davano pochi indizi sulla verità. La verità è che a Jack non piaceva la maggior parte della gente. Non che odiasse le persone, solamente aveva poco interesse nel conoscerle o farsele amiche. Tutte eccetto una. Ellie, la collega che lavorava nei cubicoli più grandi del suo. Era l'unica persona di cui gli importasse sapere di più. A dispetto del suo scarso successo con le donne del suo passato, stava facendo dei bei progressi nel conoscerla. Ogni mattina, passando accanto al suo cubicolo, si fermava per una chiacchierata. Le chiacchierate all'inizio duravano un minuto, poi due, poi svariati minuti. Jack era sorpreso di piacerle. Quel mattino in particolare, la loro conversazione durò giusto un paio di minuti. Mentre si scambiavano un buongiorno e parlavano della notte brava di Ellie, le porte dell'ascensore si aprirono dietro di loro. Ne uscì uno zoppicante James Bentley, il capo di entrambi. I lamenti sonori di James si udirono per tutto l'edificio. «Il mio dannato piede!» «Che è successo, James?» giunsero le domande mormorate. «È quella dannata pianta che abbiamo nell'atrio. Ci sono inciampato sopra e ho preso una distorsione alla caviglia.» «James, cammini a malapena. Devi andare in ospedale», si aggiunse la risposta preoccupata di Ellie. «Oh, non posso ora. Ho appuntamenti per tutto il giorno troppo importanti per rifiutarli. Dovrò sopportare.» Jack, impietrito, lasciò il cubicolo di Ellie e la conversazione a metà, sprofondando nella sua sedia. Era stata colpa sua, ne era certo. Come aveva potuto essere così stupido e superficiale? Però non c'era nessun motivo di preoccuparsene a quel punto. Una distorsione alla caviglia guarisce. Tutto sarebbe andato per il meglio. Al suo ritorno Jack si mise subito al computer e lo accese. Nel momento in cui il computer si avviò, lo schermo divenne nero e apparve un nuovo messaggio. «Com'è andata la tua giornata, Jack?» Sedeva lì fisso sullo schermo, non sapendo come rispondere. Il messaggio continuò. «A dire il vero lo so com'è andata, ma che non si dica che non sono gentile. Ti starei chiedendo che sta succedendo. Ti stai chiedendo perché James Bentley ha dovuto subire una distorsione alla caviglia. Beh, Jack, questa catena di eventi non è casuale. Non voglio dirti troppo e troppo presto, ma ne capirai il senso a breve. Va al lavoro domani come fai normalmente. Non preoccuparti di nulla, Jack. Sarai ricompensato. Sei speciale. A domani.» Jack si appoggiò alla sedia. Cosa stava succedendo? Chi mandava quei messaggi? La curiosità di Jack era del tutto stimolata ed era quasi eccitato di vedere cosa sarebbe successo in seguito. Il giorno di lavoro seguente iniziò come un giorno qualsiasi. Jack notò che la pianta era stata spinta di nuovo contro il muro, probabilmente dalla ditta di pulizie durante la notte. James Bentley si presentò poco dopo l'ora di pranzo, zoppicando sul piede sano. «Questo piede mi sta uccidendo», Jack lo sentì dire, ma a quanto pare aveva un'altra riunione alla quale non voleva rinunciare. Fu intorno alle 3 del pomeriggio che Jack lo vide di nuovo. James, che aveva sempre dato l'impressione di preferire Ellie agli altri, andò zoppicando nel suo cubicolo. «Ellie, non stai facendo niente ora, vero?»
No. Niente che non possa aspettare fino a domani, credo. Bene, ti spiacerebbe accompagnarmi dal dottore? Forse ci sarei dovuto andare ieri, ma proprio non ho potuto. Questo dolore mi sta uccidendo e non penso di poter guidare. Ce l'ho fatta a malapena per arrivare qua stamattina e non credo neppure di riuscire a usare il pedale del gas ora. Possiamo prendere la mia auto se vuoi. Sì, va bene, James. Non ho problemi a portarti. Voltandosi verso Jack lo salutò. Ci vediamo domani, Jackie. Indossò il suo cappotto e seguì lentamente James mentre faticava lungo il corridoio. Si voltò quasi e alzò le spalle nella direzione di Jack con un sorrisetto mentre se ne andava. Jack si sentì anche più solo del solito quando lei se ne fu andata. Fu 10 minuti dopo che sentirono tutti un forte schianto. Fu preceduto dal sonoro clacson di un camion e dal rumore di freni. Lo schianto stesso fu un nauseante tonfo di due grossi oggetti metallici in collisione. Fu ben udibile perfino al 7° piano. Gli impiegati dell'ufficio sussultarono e corsero alle finestre. «È la macchina di James?» chiese uno di loro. «Difficile dirlo da quassù», rispose qualcun altro. «È talmente distrutta!» Le terribili implicazioni di ciò che era appena avvenuto si palesarono a Jack immediatamente. «No!» «No, no!» pensò. «Non può essere vero!» Tremante, corse all'ascensore e andò al piano terra insieme a dei colleghi. Alcuni piangevano. Avvicinandosi alla folla crescente attorno al luogo dell'incidente, Jack poté udire in lontananza le sirene di un'ambulanza. Guardarono oltre gli astanti. Vide che il camion aveva colpito il fianco della macchina di James. Il conducente era stato sbalzato via sull'asfalto dove giaceva immobile. James sedeva sul sedile del passeggero della sua auto, inerte, ma con un'espressione di sorpresa sul viso insanguinato. Jack non poté dire se fosse vivo o morto. Il lato del conducente, dove Ellie sedeva, aveva subito l'urto. Lo spazio del suo lato era ridotto a un terzo delle dimensioni originali. La testa di Ellie era spaccata e il suo corpo schiacciato era frantumato e tumefatto. La folla era scioccata. Lacrime, urla, sirene. Era tutto ciò che Jack potesse udire. Senza tornare nell'edificio, Jack corse verso la sua macchina e guidò fino a casa, triste ed arrabbiato. Tornò a casa dal suo computer. L'oggetto era là, voleva accenderlo, ma aveva paura di quello che avrebbe trovato. Era davvero lui la persona responsabile della morte di Ellie? L'intera catena di eventi era iniziata con lui. Sapeva che la colpa era sua. Jack raggiunse il bottone di accensione e poi ritrasse la mano. Finalmente, dopo alcuni minuti, trovò la forza mentale di accenderlo. Lo schermo sfarfallò e poi divenne nero e il familiare testo iniziò a lampeggiare. «No, Jack, non è colpa tua. So che ti stai incolpando, ma tutte le persone muoiono alla fine, alcuni prima di altri, semplicemente». Jack fissò lo schermo, resistette all'impulso di gettare il monitor a terra. Dopo un momento, il messaggio continuò. «Jack, ho qualcosa da comunicarti e ho bisogno che tu consideri ogni cosa che sto per dirti. Pensavi di essere innamorato di Ellie. La verità è che volevi solo scopartela. E per favore, scusa il mio linguaggio, ma una volta ogni tanto è meglio essere brutali. Jack, lei non era fatta per te. Avrebbe reso miserabile la tua vita. Sì, a un certo punto avresti avuto il coraggio di invitarla ad uscire. Lei era effettivamente interessata a te. Pensava potessi essere un bel progetto. Davvero triste per lei, non per te. Voglio che ripensi a tutte le cose che ti ha detto. Perché il suo ultimo ragazzo l'ha lasciata? Perché lei l'aveva tradito», disse Jack con un filo di voce. «Perché lei l'aveva tradito, Jack. La stessa cosa che avrebbe fatto con te. Ti avrebbe reso felice per 2 mesi circa e poi infelice per i seguenti 4 anni. Strisciandoti attorno, ridendo di te alle tue spalle, spendendo tutti i tuoi soldi. Una volta che ti fossi liberato di lei, saresti stato così stanco da non voler più uscire con nessuna. È vero, Jack. Io vedo tutte le possibilità future. Quelle che arrivano per passare e quelle che non lo fanno. Hai vissuto com'era davvero, Jack, ma hai lasciato che la tua lussuria ti accecasse.
Insieme, tu ed io, abbiamo fatto in modo che tu evitassi questa eventualità. Ancora una cosa, Jack. Questa storia non è ancora finita. Altre cose avverranno. No, vaffanculo, l'hai uccisa! Urlò Jack e gettò il monitor oltre il tavolo. Atterrò sul pavimento ed emise delle scintille. Jack dormì pochissimo quella notte e il giorno dopo non era sicuro di voler andare al lavoro, ma le ultime parole che aveva letto avevano stimolato la sua curiosità e la sua rabbia si era in qualche modo attenuata. Non si lavorò in ufficio in quel giorno. La compagnia portò specialisti nel sostegno dell'elaborazione del lutto. Le persone condivisero i propri pensieri fra loro, piansero, si abbracciarono. James in realtà era sopravvissuto all'incidente, ma era in coma. I dottori dissero che avrebbe potuto riprendersi alla fine, ma nessuno ne aveva la certezza. Più tardi, nel pomeriggio, Jack fu avvicinato da Diego Salvara, il capo della divisione. Diego era diretto e sincero e gli offrì la posizione di James. Tecnicamente sarebbe stata una promozione temporanea, ma James non sarebbe tornato presto al lavoro. Diego gli promise che la promozione sarebbe diventata definitiva una volta che fosse scorso sufficiente tempo. «Teniamocelo per noi per ora», gli disse Diego. «So che può sembrare una cosa affrettata, ma il progetto Lancaster, sul quale James stava lavorando, non può fermarsi. È troppo importante per la compagnia. Ho bisogno di qualcuno che prenda la carica subito. Questa cosa non può aspettare». Meravigliato, Jack accettò la promozione. Uscì dal lavoro con uno strano mix di sentimenti. Non era sicuro di come avrebbe dovuto sentirsi. Tornando a casa, si fermò in un negozio di articoli elettronici ed acquistò un nuovo monitor. A casa accese il computer. Ancora una volta, le scritte apparvero sullo schermo. «Jack, voglio essere il primo a congratularsi con te. Sono orgoglioso di ciò che hai ottenuto». Jack fissò lo schermo. «Jack, devo chiederti di perdonarmi perché non mi sono ancora presentato. Mi chiamo il profeta. Come ti ho già detto, vedo ciò che sarà e vedo ciò che può essere. È una capacità molto importante quella che ho. Ma sai una cosa, Jack? Nonostante il mio potere, non posso fare niente di fisico. Posso predire, vedere e con abbastanza sforzo anche comunicare. Ma non ho un corpo. È qualcosa che mi fu tolto molto, molto tempo fa. Questo è il motivo per cui ho bisogno di te, Jack. È tutto molto semplice. Devi fare delle cose per me di tanto in tanto». Jack divenne sempre più curioso. «E Jack, prima che tu mi dia una risposta, voglio che tu sappia un paio di cose. Primo di tutto, non ti mentirò mai. In secondo luogo, non ti dirò mai di fare niente di che, preso singolarmente, sia sbagliato o illegale. Sì, la risultante di ciò saranno cose brutte, e talvolta delle persone moriranno, ma moriranno comunque prima o poi, giusto Jack? E il male sarà sempre compensato da qualcosa di bello che accadrà a te». Jack sussultò a quell'ultima prospettiva, ma vinse l'urgenza di voler spegnere il computer. Il profeta aveva ragione. Tutti muoiono alla fine. Perché non trarne qualcosa di buono? E per quanto riguarda la cosa del mentire? Se a quel tempo avesse saputo che Ellie sarebbe morta, non avrebbe mai portato a termine il primo favore. Ma pensandoci bene, il profeta non gli aveva mentito. Aveva solo ritenuto delle informazioni. Nonostante ciò, Jack si chiese se potesse fidarsi del profeta. «Lavora con me, Jack. Insieme faremo accadere cose incredibili. Ti chiedo solo di portare a termine delle richieste qualche volta». «Oh, ma queste richieste avranno conseguenze grandiose. Saranno bellissime, Jack, e finiranno sempre con una ricompensa per te. Questa è la bellezza della mia arte. Un solo incarico produce qualcosa di bello e qualcosa di brutto. Oh, un'ultima cosa. Vedo che hai qualche problema. Se smettessi di parlarti adesso, ti ci vorrebbero 2 settimane circa per decidere di unirti a me. Ma sai, Jack, ti uniresti a me alla fine». «Esatto, direi di sì. Quindi, invece di aspettare, perché non mi dici di sì ora? Iniziamo, Jack.
E quando tutto questo sarà finito, mi ringrazierai, te lo prometto. Jack soppesò ciò che il profeta gli aveva appena detto. Il suo iniziale sentimento si era lentamente affievolito. Esitò per un istante e poi per la prima volta mise le mani sulla tastiera e rispose direttamente al profeta. «Qual è il prossimo incarico?»